look so pretty. Buongiorno ragazzi, oggi è... non è lunedì, sembra un lunedì ma è martedì perché c'è stato il weekend lungo. Oggi quindi è martedì 2 novembre. Non so se sentite, sono un po' intasata perché non vedevo l'ora del weekend lungo. Ovviamente ci siamo tutti quanti presi un po' di malanno, tutti con raffreddore e mal di gola. E tac, siamo tutti male. Quindi oggi è martedì e quindi questa settimana durerà di meno, il weekend è già alle porte. Comunque il tempo passa davvero velocissimo e non riesco davvero più a capacitarmi come sia possibile questa cosa. Nel mio caso passa veloce come un siluro, anche se non faccio. Ditemi se anche voi avete questa sensazione, perché io veramente non so più cosa. I've been missing your smile. You should come and stay a while. Fly a couple miles, let's go out tonight. Allora, sto tornando a casa, controllo le scale così non facciamo incidenti. E tornando a casa perché ho la giornata abbastanza full di appuntamenti. E adesso sono le 8 del mattino. Brian è andato stamattina al bar alle 6 ad aprirlo. Quindi niente, ci vediamo dopo per la colazione. Questo video non sarà molto improntato sul cibo, perché uscirà nel contempo un what I eat in a week. Ho preso questo coso qua per profumare la macchina. E mamma mia, quando si entra in macchina non si respira da quanto è profumato. Che sculata di parcheggio che ho trovato. C'è un traffico di mattina. Dopo una buonissima e saziante colazione, adesso mi butto un po' sul tapis roulant, perché in questi giorni, stando male, non mi sono riuscita comunque molto, non mi sono riuscita ad allenare, vabbè, adesso riprendo un po' il ritmo piano piano perché ancora non sto benissimo. Clear your schedule, let's find something else to do tonight. Oh, you've been running through my mind all day. Yeah, you give me everything I need. Oh, anytime you need me there, I'll stay. Molto bene ragazzi, ho finito di allenarmi, vi ho messo un po' di clip dell'allenamento. E oggi ho fatto glutei, oggi è martedì, solitamente mi alleno lunedì, quindi questa settimana è un po' tra, insomma, si è un po' spostata. Adesso faccio un piccolo snack e post workout perché ho un po' di fame, poi dopo ci sarà il pranzo, che comunque vedrete per bene nel video, come vi dicevo, del what I eat in a week. Volevo anche farvi vedere questo, ho messo il stop al contrario, ma vabbè, me ne sono accorta tipo dopo, infatti si vede qua l'apertura dell'imbottitura. Questo qua è del brand Woman's Best, me l'avevano inviato per una collaborazione e mi piace tantissimo, a parte il colore che è strabello, e proprio anche il materiale e come comunque sta comodo. Non ve lo sto consigliando per la collaborazione perché ormai è finita, però ve lo consiglio, insomma, tranquillamente, e non è neanche trasparente, comunque non si vedono le mutande. E vabbè, io per chi si allena a casa come me, chi se ne frega, ma ovviamente per chi si allena in palestra o comunque all'aperto con la gente, conta come.
Buon pomeriggio a tutti quanti. Sono le 4:30. Ho avuto prima una consulenza del benessere con una ragazza. Dato che mi avete un po' chiesto sotto gli altri video come fare queste consulenze del benessere, in questo caso, dato che siamo su YouTube, mandatemi un'email, tanto c'è il contatto scritto, è chiara.samaritani@fasuabnet.it. Mandatemi pure lì un messaggio con il vostro numero di telefono, così ci sentiamo su WhatsApp e fissiamo l'appuntamento. Mi sono fatta anche una bella tisana calda perché prima ero in consulenza e ho iniziato a tossire come una dannata. Ho detto no, non adesso. Panico totale, calmati. Signore e signori, abbiamo quasi finito la giornata di lavoro, ma ancora un po' ne abbiamo. Sono le 6:10, alle 6:30 seguirò la mia yoga coach durante la sua consulenza, quindi mi connetto un po', ma sarò sul tapirulan, un po' a passeggiare, dato che sono seduta dalle 15 di oggi pomeriggio. E poi alle 19:30 c'è un appuntamento di lavoro. Poi, dopo, verso le 8:30 sarà finita la mia giornata lavorativa. Voi direte, Chiara, ma lavori fino a così a tardi? Diciamo che con questa tipologia di lavoro posso scegliere innanzitutto quando e come fissare i miei appuntamenti, a che orari, tutto quanto. Quindi, per esempio, stamattina ne ho avuto uno alle 10 e poi un altro che avevo è stato rimandato, quindi tutta la mattinata comunque l'ho avuta libera, mi sono allenata, ho fatto le pulizie. E poi, diciamo che la giornata, la parte più piena è partita nel pomeriggio dalle 3 fino appunto all'orario 19:30, che sarà l'ultimo, diciamo, appuntamento della giornata. Eccoci qua, sono le 8:30, ho finito la riunione con i miei colleghi di lavoro e qui adesso si mangia. Mamma mi ha preparato una cosa buonissima. Speriamo sia venuta buona. Ma ovviamente la vedrete per bene nel prossimo video. Però dai un piccolo spoiler, vado da un piccolo Ok, adesso mi metto a mangiare. Vi faccio vedere un po' le serie del momento. Allora, innanzitutto ho finito di vedere You, la serie dello psicopatico Dan di Gossip Girl. Mi è piaciuta da morire, hanno fatto 3 stagioni, tutte e 3 sempre sul pezzo, cioè proprio spam. E poi, cioè, anche se è psicopatico il protagonista, gli vuoi comunque bene, anche se fa cose assurde, che ha pensieri assurdi, gli vuoi bene, non puoi odiarlo. Lo sostieni. Ha quasi senso quello che... No, non è vero, non ha senso quello che pensa. Però ci sta, ve lo consiglio, You si chiama. Poi invece adesso sto guardando una serie che ho visto spammata su TikTok a manetta. Love is in the air. Comunque ci sono questi due dendidì qua. Vabbè, qua la foto è un po' così. Però sono davvero bellissimi entrambi come attori. Lei è stupenda, ma allora è una soap opera. Sembra di vedere un po' Beautiful. I dialoghi fanno cagare, non hanno assolutamente senso. Lo mando anche un po' avanti. Però mi piace questo loro trip. Questo è il trip tra loro due. Comunque, se non fossero così belli, non penso che qualcuno guarderebbe questa soap opera. Cioè, come pensi di scendere dagli Yuki? Io non lo so. Yuki, ma non sai più come scendere. Cioè, è salita sopra la finestra e lassù in bilico. Ma Yuki salta. Buon pomeriggio a tutti quanti. Siamo al giorno dopo rispetto a ieri. Io sono qui seduta sulla mia comodissima poltrona, prima o poi ne dovrò prendere una nuova un po' più comoda. Volevo concludere il video appunto che ho girato ieri. Beh, che dire, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente il prossimo video, ve l'ho già spoilerato, sarà What I Eat in a Week. Quindi ragazzi, state prontissimi perché prossima settimana arriva questo video che sto girando tutti i giorni, colazione, pranzo e cena. Sto riprendendo ogni momento, cercando anche di fare qualche ripresa figa, speriamo bene. Anche perché le luci non sono sempre il massimo, dato che per esempio oggi è anche brutto tempo. Quindi mi raccomando, per stare aggiornati per tutti i video, quello che dovete fare è iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Questo è importante se volete comunque ricevere le notifiche dei video. Io comunque su Instagram lo dico sempre quando esce un nuovo video, quindi ovviamente vi tengo aggiornati anche lì.
Quella porta aperta da quella parte mi mette ansia. Non è che mi sbuca una faccia tra poco. Quindi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Per chi non lo sapesse, io ho anche un profilo Instagram. Ovviamente lì condivido tante ricette, soprattutto è uscita questa ricetta qua, che è buonissima questa ricetta qui, in collaborazione con una mia amica, cioè lei ha fatto i biscotti, io li ho fotografati e le ho chiesto posso pubblicarli. È andata a finire così, però è stato molto bello. Noi ci vediamo al prossimo video, un grosso bacio!